è iniziato il match, è iniziata Cremonese-Salernitana. Scodella il pallone, intanto fa riprendere a giocare l'arbitro e Djuric di testa va in gol. Gol di Djuric. Attenzione, palla rimessa in mezzo e la parata sul colpo di testa di Kupić. C'è un tiro di Gustafsson e la palla che termina a lato. Palla respinta corta, arriva Ravanelli, Ravanelli che la mette per Ciofani e il tiro viene murato. Partiti, è iniziato il secondo tempo di Cremonese-Salernitana. Limite dell'area, attenzione, buon aiuto, mette giù il pallone, va al cross per Ciofani e la parata sul colpo di testa di Ciofani. Prova ad aumentare la pressione la Cremo, Valzania, gran tiro a lato. Pallone per Nardi, nuovo entrato, va al cross per Colombo, il tiro respinto. Zortea che va al cross dalla destra, il colpo di testa di Colombo che sfiora il palo. Ancora vicina al gol la Cremonese. Castagnetti che lancia in avanti Colombo, Colombo si allunga bene il pallone, Colombo, attenzione, limite dell'area, Colombo col mancino e la respinta ancora del portiere. Buonasera e benvenuti al Grigio Rosso. Avete visto la Cremonese, seconda sconfitta consecutiva, ne parleremo durante questa puntata, lo faremo insieme ai nostri ospiti, lo farò insieme al mio compagno di viaggio Mauro Maffezzoni. Buonasera Mauro. Buonasera Eleonora, buonasera a tutti. Impostazione prontissimo anche il nostro Luciano Cesini. Ciao Luciano. Ciao, buonasera. E il giornalista del quotidiano La Provincia, Giovanni Ratti. Ciao Giovanni. Ciao e buonasera a tutti. E allora, tra pochissimo ci collegheremo anche con Michele Castagnetti, nostro ospite questa sera, ma prima di collegarci con lui subito andiamo a sentire le opinioni dei nostri ospiti. Luciano, parto da te. Che partita è stata? Anzi, ti faccio fare un sunto di entrambe le partite. Che partite sono state? Perché a tratti sono state anche simili. Ma a Vicenza hanno pesato degli errori gravi, insomma, sicuramente, no? Ecco, e più o meno la stessa cosa è stata anche nella partita di sabato, no? Sabato c'erano due squadre che hanno un concetto di gioco abbastanza diverso, non direi opposto, ma più o meno siamo lì. È solo che c'è stata una sconfitta immeritata, mentre quella di Vicenza, tutto sommato, una sconfitta che ci può stare, questa qua, secondo me, no. Però perché è successa? Perché sono stati fatti degli errori, il gol preso, che non si deve prendere un gol così, e quelli non fatti, perché... E alla fine cos'è il calcio? Solo bel gioco o punti e classifica? Punto di domanda e riflessione che faremo più avanti. Eh beh, allora la giriamo subito a Giovanni questa riflessione. Noi li abbiamo definiti recidivi, perché effettivamente, insomma, non solo ne abbiamo anche citato la settimana scorsa un po' la maledizione del turno infrasettimanale, ne avevamo paura e quella è stata, però di nuovo un errore in difesa. Sì, con la Cremonese sembra sempre di essere sulla cisa. Non fa in tempo a uscire da un tunnel che ti infili in quello dopo. E finiranno i tunnel. Certo, adesso abbiamo davanti tre bei tornanti di montagna con i quali non bisogna certo perdere il controllo. Di sicuro la Cremonese deve ritrovare quel pragmatismo di cui ha avuto una bella lezione anche sabato. Esatto, decisamente, dicevamo, errore difensivo, anche se in realtà il progetto difensivo della Cremonese non è neanche andato male, al di là appunto di quella disattenzione, perché abbiamo concesso pochissimi tiri in porta, no Giovanni? Quindi a parte quella disattenzione effettivamente tutto aveva funzionato bene fino lì e anche dopo li abbiamo fermati. E questo deve far arrabbiare ancora di più, naturalmente, perché le partite disastrose le puoi archiviare e guardare avanti. Quelle in cui non avresti meritato di perdere, devi chiederti perché sono finito a perdere. Io sbaglierò
non mi facevano giocare a pallone neanche all'oratorio, quindi non sta a me dare lezioni a nessuno, però io sono convinto che a parti invertite sull'arbitro che scodella il pallone non sarebbe mai potuto partire un cross. Questi ti mettevano le mani addosso mentre facevi le rimesse laterali, ti davano la mezza spintina. Noi, per carità, del mestiere questo. Sì, ci stiamo candidando per fare la pubblicità a qualche detersivo, perché più pulito di noi non gioca nessuno. Ma al calcio si gioca anche un po' meno pulito. Tanto non so se Boscov lo diceva dei rigori, ma vale anche fuori area. È fallo quando fischia l'arbitro, per cui se l'arbitro e la Salernitana è maestra a giocare nella zona grigia fra gioco lecito e non illecito. Chiaro, decisamente borderline, però insomma abbiamo visto che il direttore di gara non c'è cascato. Lo chiediamo anche a Michele Castagnetti, che abbiamo collegato con noi. Ciao Michele, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo adesso, perfettamente. Ben trovato Michele. E allora subito il motivo di questa sconfitta, insomma, lo dicevamo in apertura, non so se tu sei riuscito a sentirci, di fatto la Cremonese si è difesa bene perché ha concesso pochissimi tiri in porta alla Salernitana, ma è arrivata poi una disattenzione e questa ci ha castigati e abbiamo raggiunto la seconda sconfitta consecutiva. Sì, insomma, è stata una partita strana, nel senso che noi abbiamo fatto quell'errore lì, come giustamente dicevano in studio, una disattenzione, perché probabilmente non avremmo dovuto fargli crossare quella palla e dopo 13 minuti sono andati in vantaggio e quindi dopo è stato tutto più difficile, giustamente loro sono una squadra maestra nel difendere i risultati, nel spezzare il gioco, nel fare falli, nel perdere tempo. Ciò nonostante, noi abbiamo avuto due o tre occasioni, devi cercare di buttarla dentro in quelle occasioni lì, poi purtroppo non ci siamo riusciti. Secondo me non abbiamo disputato una cattiva partita, però purtroppo adesso ormai le partite sono poche, mancano poche partite e in Serie B gli episodi sono, insomma, le partite si decidono sugli episodi. Verrebbe da dire fondamentali a questo punto. Fondamentali, esatto, sì. Sia a Vicenza che a Salerno abbiamo concesso l'1-0 su due disattenzioni e non ce lo possiamo permettere, perché comunque abbiamo la classifica comunque quella che è e non ce lo possiamo permettere di partire 1-0 per gli altri. Avete fatto anche fatica, Michele, a risalire il campo rispetto agli altri match, o sbaglio? La Salernitana chiudeva bene le vie centrali e abbiamo fatto davvero molta molta fatica. Sì, loro si sono messi in 11 dietro la linea della palla, non è facile, non è mai facile. Il campo a Cremona ultimamente non è veloce e quindi si fa fatica a fare delle azioni manovrate velocemente. E comunque sì, abbiamo fatto fatica, abbiamo dovuto, nelle poche occasioni, appunto in queste partite qua, nelle poche occasioni che hai tu devi riuscire a pareggiarla e dopo si tratta di un'altra partita e purtroppo non siamo riusciti a fare gol e sì, e loro sono bravi a difendersi e fanno tanti 0-0, 1-0 e siamo cascati nella loro trappola. Noi stiamo vedendo una grafica proprio che parla di questo, l'abbiamo intitolata Lontani dalla porta. In due partite sono aumentati i passaggi laterali e i lanci lunghi, Mauro, lo stiamo vedendo proprio in questo momento e effettivamente Michele ce l'ha confermato. Esatto, abbiamo preso in considerazione le 10 partite della gestione Pecchia e potete ben vedere, seguendo sia la linea grigia dei lanci lunghi, sia la linea rossa che segna i passaggi laterali, che a livello numerico nelle ultime due partite contro Vicenza e contro Salernitana sono aumentati tantissimo sia i lanci lunghi che i passaggi laterali. Questo perché appunto, come dicevi prima tu Eleonora, centralmente era difficile sfondare la grande densità che ha fatto la Salernitana, che si è, diciamo, trincerata lì, e quindi tanti passaggi laterali, tanti passaggi lunghi, e questo è avvenuto anche con il Vicenza, non solo contro la Salernitana, nelle ultime due partite. E come diceva prima anche Luciano, Michele, siamo stati anche meno pericolosi rispetto al solito.
Esatto, sì. Perché come... Scusami. Scusami Michele. Facciamo rispondere Vai. Michele. No, dico sì, perché comunque appunto, sempre per il solito motivo, sia con la Salernitana che a Vicenza, e le squadre dopo che hanno trovato il vantaggio hanno pensato solo a difendersi e a ripartire, e quando una squadra si mette tutta dietro a difendere non è facile, e quindi è normale che uno crea meno occasioni. Noi abbiamo fatto tante transizioni positive nelle ultime partite, lì siamo stati molto pericolosi, ricordo quel Cittadella con la SPAL. Nelle ultime due partite purtroppo quando trovi un muro è difficile e le occasioni scarseggiano e quelle che hai devi cercare di buttarle dentro, dopo si parla di un'altra partita, però non è facile. E infatti noi stiamo vedendo i tiri totali e i tiri in porta, Mauro, anche qui sì. Analizziamo il periodo che abbiamo definito periodo Pecchia, a partire dal Pescara, ecco qui che possiamo vedere effettivamente che siamo davvero stati meno pericolosi. Molto pochi tiri totali e molto pochi tiri in porta, addirittura i tiri in porta contro la Salernitana, soltanto 3, è il dato più basso di tutte le 10 partite della gestione Pecchia. Ecco, e anche come tiri totali, 11 è un dato basso, se prendiamo ad esempio i 16 contro il Vicenza, i 16 contro il Brescia, i 20 contro il Venezia, i 25 addirittura contro il Cittadella. Quindi insomma, come conseguenza di quello che abbiamo detto prima, di questa difficoltà, ricorrendo molto al passaggio lungo, al passaggio laterale, anche pochi tiri, poco pericolosi, sia pochi tiri in generale, sia pochi tiri nello specchio di porta. Questi sono solo due degli spunti che potrete leggere domani su Cremona Sport, l'analisi statistica del nostro Mauro Taino. È già su? Ah, perfetto, è sì. Stato velocissimo Mauro, vedi, ha pubblicato subito. Allora ce l'andiamo a vedere per mostrare ai nostri tifosi dove possono andare a leggerla. Ecco qua, contro la Salernitana, la Cremonese ha faticato a innescare le punte. Potete vedere il tutto su Cremona Sport. Luciano, queste due grafiche che abbiamo visto di fatto hanno riassunto come tu ci hai raccontato la partita. E io aggiungo una cosa, proseguendo il discorso giusto fatto in diretta a Grigio Rossa. Al giorno d'oggi gli allenatori, gli staff tecnici delle squadre studiano le squadre avversarie, quindi hanno capito come gioca la squadra di Pecchia, che forse le prime partite tra Bisoli e Pecchia non si sapeva bene, adesso quando vengono qua sanno come affrontarti e limitano il tuo gioco, quindi tiri in porta meno, passaggi laterali, insomma c'è questa situazione. E io mi ricollego a quello che ho detto, forse nel corso della partita variare modulo lo riterrei una cosa possibile, anche forse utile da fare, Michele... che anche squilibri le situazioni difensive degli avversari. È un rischio, per cambiare modulo è sempre un rischio, però pur di raggiungere quegli obiettivi che devi raggiungere, forse si potrebbe prendere in considerazione questa ipotesi. Michele, questa è insomma un interrogativo che si fanno un po' tutti gli allenatori, no? Scusa, lo fanno tante squadre, no? Non no, è no, che, certo, ecco... infatti si domandano tutti, Michele, se uno deve portare avanti la propria idea di gioco a prescindere dall'avversario, oppure invece continuare con le proprie idee, cercare insomma in qualche modo di spuntarla trovando ogni volta degli skill diversi. Tu da che parte stai, come la pensi? Ma io so che nei momenti di difficoltà di una partita uno deve aggrapparsi alle certezze che ha, al lavoro settimanale. Noi lavoriamo con un modulo, è chiaro che dopo uno parla quando delle sconfitte, abbiamo perso con la Salernitana e uno dice sì, uno deve cambiare modulo, col Brescia invece stavamo perdendo, abbiamo vinto e allora siamo stati bravi a non cambiare modulo. Le partite sono decise dagli episodi e noi con questo modulo qui abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, perché comunque con questo modulo qui abbiamo visto che le squadre prima non ci... Io dico cambiare in corso di partita, prima di cominciare la partita. No, lo so. Il corso di partita può sì, uno lo può fare, magari può mettere un attaccante in più, può cambiare modulo, per carità. Secondo me uno lo può cambiare magari quando sta vincendo, perché magari si difende di più, mette magari un centrocampo a 3, può mettere una difesa a 3. Quando stai vincendo, io credo, quando devi recuperare, stai pareggiando o perdendo, secondo me... È meglio affidarsi alle proprie certezze. È meglio affidarsi alle proprie conoscenze. Michele, c'è ancora molto di cui chiacchierare, abbiamo appena introdotto l'argomento e quindi invitiamo i nostri telespettatori a non cambiare canale. Ci vediamo subito dopo la pubblicità, restate con noi.
una squadra molto definita, la Salernitana, anche molto riconoscibile nel suo gioco, e una partita che è stata rotta, che ha rotto gli equilibri, poi ci ha costretto a rincorrere. A mio avviso il Mestra meritavamo almeno il pari, però lasciamo punti per strada e questo fa una rabbia enorme. Fa rabbia alcune situazioni sui nostri errori che abbiamo, insomma, rotto la partita, e questo ancora una volta è quello che dobbiamo sottolineare. È una vittoria importante perché ottenuta al cospetto di una squadra forte, oggettivamente molto forte, e non era facile vincere qui oggi. Ci siamo riusciti giocando a grande squadra, perché siamo stati sempre molto compatti. Abbiamo fatto una partita assolutamente, non voglio dire perfetta per non essere presuntuoso, però ci siamo andati vicini alla perfezione. Siamo stati sempre molto ben messi, concentrati, attenti. Abbiamo giocato la partita che dovevamo fare, non abbiamo concesso nulla ai nostri avversari. E abbiamo fatto il gol, li abbiamo aggrediti alti quando c'era chiusi, ci siamo chiusi senza concedere mai nulla ai nostri avversari. Quindi la squadra ha fatto una partita perfetta. Sono soddisfatto. Allora, Giovanni, perfetta la Salernitana? Beh, si vede che Castori non si è distratto quelle tre o quattro volte in cui in effetti la perfezione della Salernitana sarebbe stata messa un po' in discussione se Ciofani fosse stato un po' più vigoroso e Colombo avesse curato un pochino più la precisione del tiro più oltre alla potenza, ecco. Colombo continua, quando ogni volta che entra lascia il segno nella partita. Se poi lo lasciasse anche nel tabellino sarebbe un'ottima cosa, e magari qualche allenatore in meno vedrebbe la sua squadra perfetta. Come vedi Colombo, visto che ha introdotto l'argomento? Io sono rimasto molto molto positivo di come è entrato in campo, perché lui entra in campo freddo e non è facile, crea subito situazioni, ragazzo giovane con personalità e anche con giocate individuali. Però vorrei dire, quando arrivi davanti alla porta, non chiudere gli occhi e tirare la botta a colpo sicuro, mira l'angolino, ecco, perché è lì effettivamente è lì il problema, no? Vedendo, dobbiamo prendere un po' di più la mira, sì, in un paio di, insomma, di occasioni. Michele, vengo da te, effettivamente sembra essere un ragazzo che promette molto molto bene. Ti dico, in trasmissione mentre noi raccontiamo il match ci arrivano tanti messaggi che si augurano di vederlo in campo un pochettino di più, qualche minuto in più per Colombo. No, è un giocatore fortissimo, cioè nel senso è molto giovane, perché veramente è un ragazzino, c'ha 18 anni, è fortissimo, c'ha delle qualità che tanti giocatori non hanno, già anche giocatori esperti, ha una forza fisica incredibile, ha un tiro fortissimo. E deve imparare a fare certe cose, diventerà sicuramente, è sicuramente un talento, e è il futuro uno dei più promettenti calciatori del calcio italiano, sicuramente. Molto giovane, quindi a volte paga un po' di inesperienza, certo. Però sicuramente uno che a partita in corso ti può spaccare le partite, perché ha, nonostante la stazza fisica, ha rapidità nelle giocate, nell'esecuzione del tiro, è sicuramente uno che ci potrà dare una grande mano da qua alla fine. È anche per quello che mister Pecchia lo inserisce a gara in corso, proprio perché ha questa caratteristica di poterti rompere il ritmo della partita, giusto? Sì, lui sicuramente quando ci sono le squadre un po' più chiuse, come nelle ultime due partite, è capace di trovarti la giocata anche nello stretto, a questi tiri improvvisi che veramente magari in partita è chiaro che uno non riesce a vederlo bene, ma in allenamento fa delle cose veramente importanti che raramente ho visto. Quindi speriamo, insomma, che cresca, che continui così e che ci dia una mano, e io spero sicuramente qualche gol lo farà, sicuramente. Dimmi, Luciano. No, Michele, posso farti una domanda? Tu che lo vedi in allenamento, lo vedi più come prima punta o come attaccante esterno, o magari duttile, può fare tutti e due i ruoli? Perché lo vediamo meno, lo conosciamo meno di te. Io non so, c'è ancora la sua collocazione in attacco, non so bene qual è, nel senso che non è uno a 30 anni e dici hai quel ruolo lì e basta. Lui può fare veramente tutti i ruoli, può fare l'esterno perché ha gamba, può fare la seconda, io lo vedo come seconda punta,
perché uno che comunque è bravo anche spalla alla porta, e se arriva, e se magari, non, magari adesso nonostante la stazza fisica non è tanto pronto per fare la guerra davanti con i centraloni, così, se lui arriva un pochino più da dietro col tiro che ha può fare veramente male a tutti, quindi lo vedo più come seconda punta, lo potrei vedere. Michele, il mister era forse arrabbiato come mai l'abbiamo visto. Lui tende un po' a mascherare quando parla con la stampa, no? È come se appunto indossasse un po' una maschera perché non vuol far trasparire l'emozione che sta provando in quel momento. Ma francamente sabato non ce l'ha fatta, era davvero arrabbiato e turbato. Ve l'ha detto, immagino, subito dopo la partita. No, subito dopo la partita non ci ha detto nulla, però si percepiva, perché comunque la cosa che ha fatto rabbia sia a lui che a noi è che comunque ci siamo detti tante volte di stare attenti a queste cose di scaltrezza, cioè a migliorare. Abbiamo preso un gol a Vicenza, il primo, che è stata un po' una disattenzione, e ce lo siamo detti tante volte. La Salernitana è maestra nello sfruttare gli errori degli altri, e dopo 13 minuti abbiamo preso gol su una disattenzione. Quindi quando tu dici una cosa, non fare questo, attenzione, attenzione a questo, e dopo 15 minuti prendi gol su una disattenzione, è normale che uno vada su tutte le furie. E dopo gli abbiamo messo la partita nella direzione che volevano, perché la Salernitana difficilmente prende delle rimonte, e probabilmente era arrabbiato per questo, perché poi comunque siamo sempre qua a parlare di un campionato che può essere una cosa come può esserne un'altra, perché fai due vittorie, poi invece magari di centrare la terza o comunque dei risultati positivi incappi in due sconfitte che ti riportano lì. E quindi è un peccato perché lavoriamo bene in settimana, lavoriamo duramente, e quindi questo è il rammarico un po' di tutta la squadra e quindi anche dell'allenatore. Certo, tra l'altro citavi la partita con il Vicenza, stavamo vedendo insomma qualche azione del match. Continuiamo però a parlare di questa partita, lo facciamo attraverso gli occhi di Giovanni Ratti con i suoi Ratti X. Allegria, diceva Mike Buongiorno quando incominciava il rischiatutto. Peccato che ci sia poco da stare allegri, perché invece di mettersi comoda a godersi lo spettacolo e magari a rispondere ai domandoni senza rischiare niente, la Cremo si ritrova fra quelli che in una settimana si giocano anche la camicia. Colpa della maledizione del martedì, della sconfitta di metà settimana che con un disastroso effetto valanga trascina con sé anche la partita dopo. E così eccoci un'altra volta fra quelli che non fanno in tempo a vedere la luce in fondo al tunnel e si infilano nel tunnel successivo. Con Vicenza e Salernitana sarebbe stata dura a prescindere, ma sono stati i gol regalati a far diventare le due partite come cubi di Rubik truccati, di quelli che girali quanto vuoi ma la soluzione non c'è. La squadra di Castori è fra le più intrattabili della compagnia, scontrosa e pronta a soffiarti la merenda appena ti distrai, e naturalmente la Cremo si è distratta. Io un gol segnato su palla scodellata dall'arbitro credevo potesse esistere solo nelle barzellette, e questa non mi ha fatto ridere. Da lì una partita che la Cremo stava cercando di sbloccare con pazienza, provando a metterla sul piano della tecnica e dell'agilità, è diventata come provare a rilassarsi in una jacuzzi piena di piranhas. Forse abbagliato dai 4 gol al Frosinone, Pecchia a Vicenza aveva fatto scelte azzardate. Con la Salernitana è stato più ortodosso, ma non è stato ripagato dagli uomini che gli dovevano dare qualità, e Ciofani stavolta non ha fatto l'uovo d'oro a cui c'eravamo volentieri abituati. La prima mezz'ora del secondo tempo avrebbe comunque potuto e dovuto dare il golletto del pareggio. Dei cambi soltanto Colombo ha avuto un impatto sensibile, anche se con il solo esito di dare un senso al pomeriggio di Belez. Le due sconfitte ci riportano al via dell'eterno gioco dell'oca di questa stagione, e adesso sarà rischia tutto sul serio. 3 domandoni in 7 giorni, una settimana corta ma esplosiva come un candelotto di dinamite. La scorbutica reggiana sabato allo Zini, l'entella sul suo infido sintetico e per giunta di martedì, venerdì Ascoli. L'affidabilità difensiva è la prima pecorella smarrita da recuperare. Se Bartolomei può davvero essere utile, come era balenato al debutto, non c'è momento più adatto per
per dimostrarlo. A Pecchia va augurato di recuperare elementi per le rotazioni e di scegliere con la migliore lucidità. Arriva la settimana del rischiatutto, quella da cui si uscirà col conto in banca o in bolletta sparata. E se non all'inizio, speriamo di poterlo dire alla fine, il fatidico Allegria. E allora, Luciano, d'accordo su tutto? Beh, certamente sì, soprattutto sul fatto che questa è la settimana più decisiva per il nostro campionato. Esatto. Non ci si scappa, ecco. Esatto. Michele, vengo subito da te anticipando un argomento che tratteremo tra pochissimo, però giusto ce lo introduce Giovanni. Insomma, sono tre partite, non dico che ci giochiamo la stagione, però sicuramente, lo stiamo dicendo già da un po', la possono definire questa classifica in qualche modo, queste tre partite? Sì, beh, sono ovviamente fondamentali, cioè sono tre partite, tre scontri diretti che vengono in cinque giorni, quindi ci giochiamo tanto e fare punti in queste, nelle ultime due partite sarebbe stato ottimo anche per poi non dover arrivare a questi scontri diretti per giocarci tutto, però io sono fiducioso perché vedo la squadra che sta bene fisicamente, sta bene mentalmente, una squadra che ha le pile cariche, quindi sono fiducioso. Anche perché, Michele, ti dico, noi un po' il turno infrasettimanale fa paura, perché fino ad ora due turni infrasettimanali con mister Pecchia e poi il martedì e il sabato sono arrivate due sconfitte. All'inizio, insomma, pensavamo che fosse una questione di stanchezza fisica, stanchezza mentale, ma la sconfitta di sabato è molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto con Venezia e con il Lecce, no? Diciamo che una sconfitta si può definire stavolta immeritata, quindi facciamo anche fatica a darci una spiegazione a questa maledizione del turno infrasettimanale. Non so, non parlerei di maledizione, nel senso che sono partite che vanno giocate, l'abbiamo vista tutta, quella di con la Salernitana non avremmo meritato di perdere, e quindi insomma dobbiamo lavorare su questo, invertire questa tendenza e cercare di fare punti, i più punti possibile. Giovanni. Ah beh, sì, la ricetta è quella sicuramente, ecco, in particolare la partita con la Reggiana è davvero uno snodo di incredibile delicatezza. È vero che la vittoria del Vicenza fresca fresca a Verona con il Chievo toglie qualche appiglio alle speranze magari di agganciare qualche avversaria in caso di vittoria. Però se penso al caso di non vittoria mi accontenterei volentieri di una vittoria che non ci fa agganciare nessuno, ecco. A questo punto l'importante è non essere agganciati. Certo, a proposito di risultati, hai citato proprio la partita che è terminata una mezz'oretta fa, Mauro, la stavamo seguendo in redazione, si è messa male subito, insomma, lo sì, dobbiamo sì, dire. Sì, il Vicenza si era portato sul 2-0 in casa del Chievo, alla fine è finita 2-1, comunque il Vicenza, come vediamo, in fondo all'elenco dei risultati della 27esima giornata, il Vicenza è uscito vittorioso dal posticipo in quel di Verona contro il Chievo, 2-1 per il Vicenza. Delle altre partite della classifica e anche dei due episodi che hanno condizionato il match parleremo subito dopo la pubblicità. Non andate via. Continuiamo con l'analisi della partita, c'è un episodio, Mauro, che rivediamo assieme, si è gridato al calcio di rigore. Adesso voglio sapere da voi se c'era o no, però Mauro, facciamo un refresh di quell'episodio. Grandi proteste della Cremonese nel corso del primo tempo per una trattenuta di Jarosinski su Baez. Siamo in area di rigore, c'è un cross dalla sinistra e qui vedete Baez cade a terra e... se vedete da questa immagine Jarosinski lo sta trattenendo, da quest'altro replay si vede anche la maglietta di Baez tirata, qui si vede meglio ancora perché il replay è rallentato. Grandi proteste, l'arbitro che ha lasciato proseguire, forse però gli estremi per il fallo c'erano. Luciano? Forse anche senza forse, molte cose così, è rigore dato e... Non dico netto, sono i rigori dei tempi di adesso, dei difensori di adesso che si divertono, si fa per dire, a fare quelle cose lì, no? Ecco, però qui
per i tempi è rigore. Quindi Giovanni è più di zona grigia qua? Sì, falli sì, da zona grigia. Direi che non ho molti, al di là degli scherzi, direi che non ho molti dubbi, cioè è un fallo che il difensore si poteva anche risparmiare perché il pallone stava scappando, però il fallo, cioè, non vedo molti margini di dubbio, ecco. Michele, è vero che insomma, magari non avrebbe cambiato il corso della partita questo episodio, però da questo punto di vista vi sentite che vi manca qualcosa anche pensando a tutti i match che abbiamo giocato? Non ci hanno dato moltissimi calci di rigore, se non erro sono solo due. Beh, avrebbe cambiato perché questo qua secondo me era rigore. Sarebbe... Quindi per te c'era? Sì, si era netto. Se avessimo fatto gol, poi sarebbe stato 1-1 e poi no. Poi voglio vedere come faceva a far gol la Salernitana. E quindi, insomma, poi sì, adesso gli arbitri più o meno alla fine ci hanno dato un po' a favore, un po' contro. Sì, a favore non ricordo grandi cose. Mi ricordo il rigore che ci hanno dato contro il Chievo, che non c'era. Insomma, però. Questo era rigore, secondo me avrebbe cambiato un po' la partita. Perché beh, nessuno chiede dei favori, si chiede solo insomma, che le cose vengano fatte come si devono. In questo potrebbe aiutare la tecnologia VAR, che poi la introduciamo, non la introduciamo, forse sì, aspettiamo un attimo, vediamo. Insomma, è sempre l'argomento all'ordine del giorno. Io credo che se ci fosse il VAR in Serie B, che sarebbe una cosa sacrosanta secondo me, però se ci fosse il VAR in Serie B cambierebbe completamente, cambierebbero le partite, perché veramente in Serie B ci sono delle cose in area di rigore, delle trattenute, delle sviste arbitrali che veramente condizionano le partite, se ne vedono ogni sabato, ogni turno e tutti la invocano, secondo me sarebbe giusto metterla. Beh, Leonora, con il VAR io credo proprio che questo sarebbe stato rigore. Sicuramente. Con il VAR, se lo vanno a rivedere questo, come fanno a non darlo? Ma ce n'era anche uno col Vicenza sullo 0-0 di Padella che ha preso un tiro di Gaetano con la mano dentro l'area, che non, nessuno ha detto niente, ma c'era un rigore anche lì. E che adesso, sai, Michele, si fa anche lo studio di che tipo di interpretazione dà il direttore di gara a quello che va a vedere al VAR, no? Proprio anche di questo weekend e non solo nel campionato italiano si parla di queste cose. Quindi poi si andrebbe a complicare, ma effettivamente, come dici tu, le partite cambiano, l'abbiamo visto in Serie A, quanto tanto cambiano con l'introduzione di questa tecnologia. Però forse sta diventando davvero necessaria anche in Serie B, insomma non si può, poi non è magari questo il caso, però chi lo sa, non si possono determinare le partite con degli episodi così. Sì, io credo che tu abbia ragione, cioè credo che potrebbe anche cambiare proprio il modo dei giocatori di fare certe determinate cose che adesso gli sono concesse, magari in area di rigore, magari le simulazioni, magari certe dinamiche che se uno sa che c'è la VAR che decide non fa più, ecco, quindi penso che potrebbe proprio cambiare, diventare un gioco più pulito, più veloce e più corretto, perché in Serie B ci sono tante scorrettezze, cioè le squadre giocano molto con l'arbitro, la Salernitana è maestra in questo, gioca molto con l'arbitro, perdite di tempo e falli, trattenute, rompere il gioco, ci hanno fatto 20 falli, noi 6, loro 20 e basta, quindi insomma. Abbiamo visto anche col Vicenza una partita molto aggressiva, maschia, giocata sull'intensità e anche su questi piccoli episodi che effettivamente la vanno poi a condizionare, quindi capisco perfettamente quello che stai dicendo. Michele, da quando è arrivato Mister Pecchia, permettimi questo termine, noi ti abbiamo definito ritrovato, perché insomma vediamo il Michele Castagnetti delle famose promozioni. All'inizio pensavamo che fosse la vicinanza di Bartolomei che in qualche modo ti aiutava anche nel tuo ruolo, mentre invece abbiamo visto comunque le stesse qualità, le stesse potenzialità anche con Gustafsson. Ti senti meglio in questo modulo, ti senti meglio in questa, chiamiamola, epoca Pecchia? Ma sicuramente la cosa diversa dagli altri allenatori che ho avuto a Cremona è che insomma il mister mi fa giocare con continuità, quindi sento la fiducia del mister e di conseguenza anche della squadra. È l'unica cosa che è cambiata
rispetto alle gestioni precedenti. Quindi non dico che sia colpa, merito, niente. L'unica cosa che è cambiata è questa qui. Quindi sono contento di quello che sto facendo e di come sto giocando. Spero con tutte le mie forze che di riuscire a portare, non io, di riuscire insieme a salvarci e fare un campionato che ci meritiamo di fare. Insomma, stiamo rincorrendo un girone d'andata fatto male, purtroppo, e quindi insomma adesso dobbiamo rincorrere, però sono contento di quello che sto dando in questo momento. Ce lo auguriamo anche noi, ovviamente, Michele. Ci andiamo a vedere i gol più belli, la nostra top 5, che Mauro non poteva che essere sanremese questa settimana. Eh beh, sì, per forza, il sottofondo musicale sì, e per quanto riguarda i gol, scelte quasi obbligate, perché pochi gol e quindi altrettanto pochi veramente belli da top 5. E allora ce la vediamo, poi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, dove parleremo della nostra prossima avversaria. A tra poco. Sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di te. L'eccezione del Lecce, che travolge di reti la malcapitata reggiana, è stata una giornata poco generosa di gol in Serie B nel weekend appena trascorso. A reti bianche impattano Pisa e Regina, ed Entella e Ascoli, squadre tra le quali domina la paura. Mentre per rimanere alla zona calda della classifica, il Brescia vince di misura col forte Venezia. Per le rondinelle va ancora a segno Aie, ma in gol lo scorso anno, ma bomber a sorpresa in questa stagione. Stesso massimo risultato col minimo sforzo per la SPAL, che batte il Pescara grazie ad un rigore di Valotti che di fatto salva la panchina di Marino. A proposito di tecnici che ora si sentono più tranquilli, Nesta trema, il Cosenza va contro il suo Frosinone in vantaggio con Crecco, ma poi tira un sospiro di sollievo grazie a Novakovic e Zmiski. I ciociari tentano il rientro in zona playoff. In vetta prosegue con la politica dei piccoli passi l'Empoli. I toscani vanno in vantaggio con Bairami, ma Cittadella con Proia rimonta e lascia il Castellani con un punto non banale. Basterà lo step by step a Dionisi e i suoi per vincere il campionato? Importante vittoria del Monza sul Pordenone. Frattesi e Gittier lanciano i brianzoli. Che sia il trampolino definitivo per il decollo per la Serie A dei biancorossi? Allora, queste le altre partite, ci andiamo subito a vedere insieme la classifica e le commentiamo assieme, Luciano. C'è qualche vittoria che ti ha particolarmente colpito, che non ti aspettavi?
Ma due, la squadra del Brescia a Venezia, che veniva un periodo di buon gioco, di risultati in gran forma. E poi soprattutto in termini di punteggio la vittoria ci può stare, ma soprattutto il 4-0 del Lecce a Reggio Emilia, insomma. Queste due partite. Michele, sei d'accordo su quanto abbiamo evidenziato in termini dei risultati? Sì, sono d'accordo, sì. Per quanto riguarda insomma, la Cremonese, siamo lì ai margini della zona play-out. Diciamo che insomma, poteva anche andarci peggio questo turno di campionato, sì, invece in qualche modo ci siamo salvati. Ne ha perso noi, di tra tutte è cambiato poco. Insomma. Ha vinto il Brescia, ha vinto il Vicenza. E, vabbè, se tu non vinci, insomma, non è che puoi andare tanto in superare qualcuno, però insomma... è andata bene, è inutile negarlo, perché dietro hanno fatto pochi punti tutti, hanno perso 3 e 2 ha pareggiato tra di loro, quindi esatto. Giovanni, il Monza è riuscito a vincere sul Pordenone a cui non hanno dato un rigore, secondo me, che era nettissimo, 2-0, insomma, vittoria pesante. Sì, pare, cioè, corre voce che giocare a Monza non sia la cosa più comoda del mondo, ecco, e direi che questo episodio non smentisce questa voce. Mauro, diamo un'occhiata a qualche messaggio prima di parlare con Jacopo, che ci racconta qualcosa della nostra prossima avversaria. Poi so che ha anche una domanda per Michele, arriviamo subito da lui. Allora, innanzitutto... c'è questo messaggio: non emergerebbero dubbi sul modulo di gioco di mister Pecchia se si fosse più concreti davanti alla porta, troppe occasioni non finalizzate. Poi c'è un saluto per Castagnetti dal club grigiorosso di Castelleone. Altro messaggio che ci scrive Lorenzo da Ravenna: siamo sempre troppo ingenui, però i nostri valori verranno fuori, avanti con fiducia, i giocatori ci sono e il mister anche, i risultati arriveranno già da domenica. Un saluto a tutti voi. Michele, stanno arrivando un sacco di messaggi per te, ti definiscono ritrovato, come ti abbiamo chiamato noi nella nostra grafica. Ah, mi fa piacere, comunque dai, sono contento. Ritrovato sembra uno che era sparito da un po', però è così, dai Michele, per un po' non ti abbiamo visto come al solito, passaci questa cosa. I primi 2 anni, sì, soprattutto il primo anno, il secondo anno l'ho trovata all'inizio e alla fine. Primo anno sì, poca continuità, sì, comunque sì, è la verità, quindi sono contento dell'anno che sto facendo e so che posso fare meglio, però sono contento, insomma. Tipo qualche tiro da fuori e gol. Qualche gol, sì, tiro fuori anche da dentro. Dato che la botta ce l'hai anche precisa. Qualche gol sarebbe importante, perché comunque ci vuole perché serve tutto. Andiamo da Jacopo Della Porta per parlare della nostra prossima avversaria. Buonasera Jacopo, ben trovato, benvenuto al Grigio e Rosso. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te di aver accettato, tu scrivi per la Gazzetta di Reggio. Allora, insomma, qualche informazione sulla Reggiana, che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, se avete visto il risultato... Di domenica sera la Reggiana esce da una sconfitta molto pesante, ma una sconfitta più pesante semplicemente degli 0 punti lasciati sul tavolo, perché il turno precedente a Venezia la Reggiana aveva perso, ma aveva sfiorato il pareggio, aveva dimostrato di essere viva in partita, di essere una squadra ritrovata, come lo è stata in parte in questa seconda parte del campionato. E domenica sera si sono rivisti gli spettri, l'incubo un po' dell'andata per la Reggiana, che aveva avuto un traumatico impatto con la Serie B proprio a Lecce, e al ritorno si è riconfermata la bestia nera dei Granat. Diciamo che è stata una sconfitta molto pesante, perché la Reggiana non è stata in partita dal primo minuto e si è visto un divario enorme. Ed è vero che Lecce è una squadra potenzialmente molto forte, però è anche vero che aveva perso con l'Ascoli, aveva pareggiato con l'Entella, aveva pareggiato col Brescia e aveva 9, perché la Reggiana si lamenta giustamente delle molte infortuni, ne ha veramente esatto, tanti, però invece... si sta svuotando un po' l'infermeria della Reggiana? Allora, la Reggiana domenica non aveva in panchina un giocatore molto importante, che è Del Pinto, e non ha giocato. Del Pinto, giocatore che è arrivato nel mercato di gennaio, visto che la Reggiana non è riuscita a prendere Castagnetti, perché so che comunque piaceva molto ai Granata
il vostro Castagnetti, che però è rimasto a Cremone. So che era Jacopo, scusa, ne approfittiamo. Michele, è vero? È arrivata una richiesta dalla Reggiana? Sì, era arrivata una telefonata dal direttore. Sì, era arrivata, era, è vero. Io sono di Reggio Emilia, quindi insomma avevano provato a far leva su riportarmi a casa. No, c'è stata la telefonata. E tu, vabbè, chiaramente, visto che sei alla Cremonese, non eri interessato, no, a questo passaggio. Quindi, insomma, Jacopo ci dice la verità. È un giocatore stimato per le sue qualità, penso questo possa fare piacere a chiunque, insomma, i giocatori, avere mercato. E poi, come stavate dicendo voi, mi sembra di capire che ci fosse stato un momento nel quale giocava meno di adesso, ma comunque alla Reggiana è arrivato Del Pinto, che è un ottimo giocatore che proviene dal Benevento, però era infortunato domenica. Gli infortuni della Reggiana sono tanti, perché manca Rossi. Fausto Rossi è un giocatore, insomma, che è un po' il metronomo di questa squadra, quello che detta i ritmi, quello che ha la qualità superiore. Poi, insomma, ci sarà Aieti, che è stato squalificato nella gara con il Lecce, e Muratore, centrocampista, anche lui, che è assente. Insomma, le assenze ci sono, però dovrebbero ritornare alcune pedine, prima fra tutti Del Pinto, e anche Carbo, il giocatore che l'anno scorso è stato decisivo nella corsa per la Serie B, e ritornato in prestito dal Cremone, e anche lui ha avuto un'annata, diciamo, un impatto molto negativo tra infortuni, Covid, problemi di varia natura, non è riuscito a esprimere quello che ci si aspettava e dovrebbe ritornare dall'infortunio, appunto, nella gara di sabato. Jacopo, grazie mille, sei stato davvero preziosissimo, buon lavoro. Ci risentiamo sabato, grazie, a presto. Grazie. Ciao Jacopo. E allora, subito un flash sul prossimo match, un'altra gara, insomma, da non sbagliare. Luciano e Giovanni, vengo da voi, voglio il vostro pronostico. Bisogna invertire la tendenza delle ultime due partite tra questi su e giù, qui bisogna fare trovare il risultato, fare vincere, poi ci sono due trasferte, se non vinci la partita e vai a affrontare due trasferte con ancora una situazione mentale e di classifica pericolosa, vai contro dei rischi, quindi sarebbe una buona cosa portare a casa i tre punti. In qualsiasi modo, lasciamo stare il gioco, non belli, gioco. Belli, brutti, portare tre tiri in porco. Giovanni. Beh, l'importante è non illudersi per i quattro gol presi con il Lecce, perché già all'andata la Reggiana ne aveva presi sette dal Lecce. È vero. E poi l'abbiamo rimediata al 90°. Naturalmente siamo tutti contenti che Castagnetti non abbia sentito nostalgia di casa e speriamo tutti naturalmente che abbia avuto ragione a dire di no al rientro. È giusto Michele, questo è uno stimolo in più, no, per sabato? Sì, vabbè, ci sono tanti amici, tantissimi amici che tifano Reggiana, però sì, non c'entra niente, io sono contentissimissimo di essere alla Cremo. E dobbiamo portare la nave in porto a tutti i costi, anche a costo di battere la Reggiana. E dobbiamo dire che festeggeranno non questa vittoria della Reggiana, ma quella dopo, ecco. Facciamoli aspettare ancora un turno di campionato i tuoi anche amici. Un po' di più, magari. Anche un po' di più, dice Giovanni, per sicurezza, ecco, per metterci un po' tranquilli. Esatto, l'anno prossimo magari. Esatto. Michele, grazie mille per essere stato in nostra compagnia. Grazie ancora. Prego. E in bocca grazie al lupo, a presto. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Grazie anche a te, buona serata. Siamo in super ritardo, dobbiamo chiudere. Volevi lasciami aggiungere dire qualcosa? Sono flash, auguri a tutte le donne e oggi 8 marzo auguri anche a Lorenzo Colombo che compie 19 anni. Com'è romantico il nostro Mauro Maffezzoni, che non si dimentica delle donne, soprattutto di quelle che lavorano in ambienti prettamente considerati maschili dalla nostra società e che quindi devono fare il doppio della fatica, mi permetto di sottolineare. Grazie mille a Luciano Cesini, grazie a Giovanni Ratti grazie per essere stati con noi questa sera. Con tutti e tre ci ritroviamo lunedì prossimo, perché lunedì prossimo poi dovremo parlare della partita di sabato, ma l'abbiamo detto, no? Questo che arriva è un trittico infernale, poi subito di quella del giorno dopo e di venerdì, perciò insomma sono tantissimi gli argomenti che tratteremo non solo al Grigio Rosso ma anche a Diretta Grigio Rossa per raccontarvi il match. Adesso però non cambiate canale, perché parliamo di volley e lo facciamo con Sottorete. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata su Cremona 1.
Vuoi rivedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.